Perché immagini di un valdese non valdese? Perché Arnaud, a differenza di quel che si può pensare, non era di origine valdese, semplicemente la sua famiglia paterna era originaria di Bellino, nel Cuneese, quella materna di Dronero. Entrambe le famiglie, in momenti diversi, erano dovuti andare via dal loro paese d'origine. La famiglia arriva in qualche modo a Embrun, quindi nel Delfinato, dove nasce nel 1643 Arnaud, quindi nasce ugonotto, cioè riformato protestante francese. Poi sono obbligati, sempre per motivi religiosi, a emigrare nuovamente, e lui arriva alla fine di questo giro a Torre Pellice. Arriva che ha 10 anni, si forma a Torre Pellice, cresce a Torre Pellice e poi studia, appoggiato anche dalla Chiesa, dall'istituzione valdese all'estero, e ritorna come pastore. Il suo primo incarico sarà con la Chiesa valdese, che poi sarà la sua Chiesa per tutta la vita. Quindi è un valdese a tutti gli effetti, Arnaud, perché è cresciuto e si sente valdese, ma parallelamente è un non valdese per assurdo, cioè una persona, un immigrato, e che si integra nella realtà valdese della sua epoca. In questa mostra noi raccontiamo come è stato raccontato Arnaud attraverso delle immagini. È interessante anche vedere, perché emerge dalla mostra, dall'inizio della mostra soprattutto, come Arnaud stesso si vedeva. Nel senso che questi primi ritratti di Arnaud ci parlano di un Arnaud che va da degli artisti, il Brandon, il Van Sommer, e dice: io ho bisogno di farmi fare un ritratto, e questo serve, nel caso del Brandon, ma anche nel caso del Van Sommer, serve a mostrarmi all'esterno. È una sorta di, concedetemi il paragone, di un biglietto da visita. E quindi quando vediamo questo Arnaud, noi dobbiamo pensare che è lui che ha creato una sorta di contratto col suo artista di riferimento, in quel caso Henri Brandon, e gli ha detto: io ho bisogno di comparire come pastore colonnello, quindi di avere le facciole, di avere la toga, ma anche di avere la corazza sotto, di far capire che io sono di famiglia nobile o comunque di una certa importanza, e infatti ho un blasone che fa ritrarre sotto. Poi è ovvio che l'artista ci ha messo del suo, ci ha messo la sua arte, e quindi ha reso quello che Arnaud voleva far vedere in questo modo. Se ci voltiamo da questo lato e vediamo invece il ritratto realizzato da Van Sommer, sembra un'altra persona nell'abbigliamento. Perché? Perché in questo momento Arnaud voleva comunicare cose diverse. Siamo 6-7 anni dopo. Arnaud ha bisogno di far vedere che è un diplomatico, è una persona di riferimento della sua chiesa, e quindi non può presentarsi con la corazza, ha bisogno di presentarsi vestito come si vestivano i pastori riformati ugonotti in esilio in quel periodo, cioè con una toga, con le facciole e con una calotta nera in testa. È come se Arnaud, in due momenti diversi della sua vita, ci parlasse, ci dicesse: io sono questa persona qua. Lo fa utilizzando l'arte di due artisti conosciuti, abbastanza famosi alla sua epoca, che di mestiere realizzavano anche ritratti. La mostra è stata allestita raccogliendo tutto il materiale iconografico e non solo, perché ci sono anche degli oggetti in mostra, che avevamo sotto mano, fra virgolette. E questo cosa significa? Significa intanto pescare dal Museo Valdese. Nel Museo Valdese sono esposti
dei ritratti, degli oggetti appartenenti a Henri Arnault. Abbiamo pensato di portarli in mostra e di esporli insieme ad altri oggetti, ad altre immagini, in alcuni casi custodite nei nostri depositi. Il quadro di Guy Rivoire, una grossa tela che per anni è stata esposta al Centro Culturale Valdese, ma da alcuni anni è custodito nel nostro deposito. Poi ci sono i prestiti, per esempio abbiamo la vetrata che Taccia realizzò per Museo Monumento di Balziglia, il Vallone di Massello, e abbiamo chiesto in prestito a questo museo e che oggi è qui in mostra. Il poter attingere a queste ricche collezioni alla fine ha permesso di avere una quarantina di immagini, stampe, dipinti. Finora tutto questo materiale non era mai stato esposto contemporaneamente. Il vederlo insieme permette di ricreare anche cronologicamente l'evoluzione della comunicazione su Arnault.